Buongiorno a tutti voi, oggi vi mostro come fare un buon concime liquido partendo dallo stallatico pellettato. Come sapete io non ho stallatico fresco, quindi devo adattarmi con lo stallatico pellettato. Questo lo uso in dosi generose al momento del trapianto, però già dopo 2-3 settimane, magari quando le piante sono in fiore e hanno bisogno di un surplus di energia, lo stallatico pellettato è a lento rilascio, quindi fa il suo decorso molto lentamente. Allora, io personalmente uso la pollina autoprodotta, ma mi rendo conto che chi non ha le galline non può produrlo. Allora, a parte il discorso di acquistarlo, con del semplice stallatico pellettato che trovate in tutti i negozi specializzati nei consorzi è possibile fare un buon concime ad assimilazione veloce. Io uso le dosi al 10%, cioè su 10 litri d'acqua un chilo. In questo caso su 6 litri di acqua 600 grammi, lo misuriamo. Allora, 600 grammi, perfetto, 5,90. Quindi un vaso da fiori come questo, piccolino, sono circa 600 grammi come unità di misura. Ora questo lo versiamo direttamente dentro l'innaffiatore. Salto il passaggio di metterlo dentro una bacinella, attendere, versare, filtrare. Lo metto qua dentro, mescolo il tutto con un bastone, attendo 3 giorni, ogni tanto rimescolo e alla fine dei 3 giorni un'altra mescolata ed è pronto per essere utilizzato. Vi rimarrà del fondo alla fine dell'innaffiatoio, non è un problema, si aggiunge altra acqua e lo si utilizza, non si butta nulla. Tenetelo lontano dai luoghi abitati perché tra un paio di giorni farà un odore veramente nauseabondo. Non quanto quello fresco, però il suo odore lo fa. Questo va dato alle piantine ogni 15 giorni, non di più. È ricco di azoto, potassio e altre sostanze nutritive, però non bisogna abusarne, come tutte le cose. Bisogna dare il tempo alla pianta di crescere con i suoi ritmi. Quando è in fiore, quando sta emettendo i primi frutti, che ha bisogno di un'ulteriore spinta, oppure quando siamo a metà stagione, ad esempio sulle zucchine o sui pomodori quando stanno già in produzione, dopo un mese e mezzo dal trapianto, ecco che ogni tanto un po' di questo gli fa bene. Perfetto. Come vi dicevo, rimarrà un po' di fondo, ma non vi dovete preoccupare. Adesso una volta al giorno lo miscelerò ancora e fra 3 giorni comincio a irrorarlo sulle piantine. Sono passati un paio di giorni in più dei 3 giorni previsti, siamo a 5 giorni circa. Questi sono pomodori avanzati dalla serra, non avevo più posto nell'orto, quindi per non buttarli li ho messi qui nell'aiuola. Il substrato è molto carente di sostanze nutrienti perché è ricavato dal cippato, materiale di riporto e terriccio non di ottima qualità, però ho voluto lo stesso trapiantarli, giusto per farvi vedere. Qui abbiamo le prime 7 piantine, le tratteremo con circa mezzo litro di stallatico liquido ogni 15 giorni e vediamo come va. Qui giusto la base, poi continuerò le altre e tra qualche giorno ripeteremo il trattamento. Ora, per vedere i risultati dovremmo attendere un mesetto e mezzo. Io chiuderei qui il video, quindi questa è la prima parte del video, ne farò un altro successivamente e vediamo poi i risultati rispetto alle altre piante che non ho trattato. Quindi nel frattempo vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona giornata.